parte della direzione regionale dei musei dell'Emilia Romagna e di Palazzo Mezzetti in particolare, per questa che è la serata delle giornate europee del patrimonio, una delle manifestazioni più seguite in Europa e che soltanto nel nostro paese vede oltre 1000 istituti in questi giorni attivi a riaprire le porte. Quindi un evento non solo molto partecipato, ma per noi particolarmente significativo, perché è il segnale di una riapertura delle attività del museo dopo i lunghi mesi del confinamento. E quindi il fatto di riaprire le attività e di farlo in questa maniera così particolare e, come potrete apprezzare, con un evento di una qualità straordinaria come quello di questa sera, è qualcosa che ci riempie di felicità, autentica felicità, piacere di stare insieme. La Toscanini, peraltro, durante tutta l'estate ha punteggiato il territorio della regione con la propria attività sotto l'insegna di questo motto: musica per restare insieme. E questo è quello che riprendiamo a fare anche noi, in un'occasione particolare, dicevo, che vede la partecipazione insieme non soltanto della direzione regionale e della Fondazione Toscanini, ma anche per la prima volta del Consorzio dei Vini di Romagna. E devo ringraziare molto per questo la presidentessa, la dottoressa Ruenza Sant'Andrea, che è qui con noi, perché in realtà questo è un segnale importante di un modo di leggere, di interpretare la cultura come un fatto composito, come qualcosa che si costituisce attraverso la giusta posizione di molti elementi, non soltanto la cultura tout court, ma la cultura intesa come insieme di conoscenze, di tradizioni, di relazioni. E credo che lo stesso Palazzo Mezzetti, da questo punto di vista, sia un luogo del tutto particolare, nel senso che qui si fondono le conoscenze di un saper fare che è stato cantiere in questo luogo. Il neoclassicismo faentino è una sorta di gioiosissimo Bauhaus, no? Che mette insieme la pittura, ma anche le arti decorative, anche i plasticatori, anche gli ebanisti, e lascia di sé una traccia che dura nel tempo. E nello stesso modo, quindi, noi recuperiamo un saper fare che è legato ad uno dei motivi che conducono il tema di queste serate, cioè imparare per la vita. E questo è sicuramente uno degli elementi che connotano la materia culturale di questo luogo, che ha una tradizione straordinariamente lunga e ricca. Che dire, voglio ringraziare molto, molto sentitamente il Consorzio Vini di Romagna per la passione con la quale coniuga la valorizzazione del vino, ma anche delle eccellenze del territorio e della consapevolezza che il paesaggio, la cultura, il sapere sono componenti essenziali del discorso che si viene facendo all'interno di un territorio. E un ringraziamento naturalmente particolare alla Toscanini, perché ci accompagna in questa serata con i suoi artisti più di punta, diciamo, e che quindi ci onorano di una serata veramente particolare. Abbiamo presente anche il dottor Matteo Pais, che è il coordinatore artistico della Fondazione e che ci porterà un saluto anche da parte della Presidente
Rivoluzione, l'architetto Carla Di Francesco, che per prima ha creduto nella possibilità di questa serata e che quindi ha aperto una collaborazione straordinaria che speriamo possa continuare nel tempo. Grazie, prego Ruiz. Grazie all'orchestra Toscanini. Che dire, Hemingway scriveva che il vino è il condensato di un territorio, di una cultura, di uno stile di vita. E credo che sia molto vero, così come le arti, l'architettura, la musica, il vino accompagna la storia dell'uomo dalla notte dei tempi. Non abbiamo dati esatti, ma sono stati fatti ritrovamenti più vecchi di 6.000 anni fa per quanto riguarda il vino. Ne parlava il Plinio il Vecchio nel 72 a.C. del vigno romano. Che vitigni fossero noi non lo sappiamo. I riferimenti veri, i vitigni che abbiamo attualmente, li abbiamo ritrovati in documentazioni che vanno dal 1300 in avanti, per i nostri storici, sono Trebbiano, Albano, Sangiovese. Quindi questo connubio, questo saper fare, questo lavoro umano, che dipinge anche i paesaggi delle nostre colline, secondo me si sposa molto bene con l'architettura e con la musica. Quindi io devo solo ringraziarvi per essere qui, che ringrazio di nuovo per essere venuti. Buonasera a tutti, io porto il saluto della Fondazione Toscanini, ringrazio anche per l'ospitalità la dottoressa Domenicali. E la Fondazione Toscanini ha sospeso le attività di tutti da marzo, ma ha reagito immediatamente, appena possibile, è andata a diffondere la musica in nome di Toscanini nella regione, anche grazie ai luoghi che ci hanno ospitato, e cercando appunto di unire le eccellenze della regione, del paese, non solo del mondo della cultura, ma dell'enogastronomia, eccetera. Nel nome di Toscanini, che lui stesso era una figura moderna, possiamo dire, non solo era un direttore d'orchestra o un musicista, ma ha lasciato il segno anche nella politica e è stato il primo direttore d'orchestra ad andare in diretta radio negli Stati Uniti. Insomma, quindi il messaggio che porta la fondazione è proprio quello dell'unione delle eccellenze territoriali e culturali. Il programma di questa sera propone un ascolto particolare, perché sono pagine che probabilmente conoscerete tutti del grande repertorio operistico, salvo un brano, ma eseguito in forma di trascrizione per un quartetto d'archi. E quindi l'ascolto è diverso, perché magari pagine che conosciamo benissimo le ritroveremo in forma appunto trascritta e modificata. E il quartetto della Filarmonica è formato dalle prime parti dell'orchestra, della sezione archi, ed è un po' l'organico principe della musica da camera, della formazione cameristica, dove l'intesa è importante, il suonare insieme è ancora più importante che forse nella grande orchestra. Per cui auguro a tutti un buon ascolto, grazie ancora alla dottoressa Domenicali.
stile folkloristico statunitense. Viene composto da Dvorak durante il periodo in cui lui fu direttore del National Conservatory di New York. È strutturato in quattro movimenti. Il primo movimento allegro manutenico, dove domina un tema di atto della viola, ripreso dai due violini, che ricorda appunto questa melodia delle colonne americane. Poi c'è secondo movimento che è lento e intensamente emotivo e molto malinconico. Poi abbiamo il terzo movimento che è molto vivace, dove ci si ritrova tra le affettuosità melodiche e le piacevolezze ritmiche tipiche di Borgia, sempre con questo carattere folkloristico. Ancora più esaltante è l'ultimo movimento, vivace ma non troppo, e con sempre un movimento popolareschi e un po' carattere bueno, come era la caratteristica della musica di Borgia. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
nozze di Figaro di Mozart. E forse una delle ouverture più celebri di Mozart e forse di tutta la letteratura settecentesca. E per la straordinaria vivacità musicale, per la struttura per la struttura brillante della partitura, questo brano è quasi del tutto autonomo. Quindi facciamo sentire.
crisantemi di Puccini. Praticamente Crisantemi è un pezzo originale per quartetto che Puccini l'ha composto quando aveva 32 anni e l'ha composto in occasione della morte di Amedeo di Savoia, il figlio di Vittorio Emanuele II, re d'Italia. E l'ha composto in una notte sola. E il pezzo è di grandissimo successo e ha un impatto talmente forte sul compositore che utilizza questa musica per l'ultimo atto della sua opera famosissima Manon Lescaut, e cioè si tratta del momento in cui i due amanti Manon e Des Grieux sono praticamente lasciati al loro destino nel deserto di Louisiana. È un'elegia toccante, molto malinconico, e sono andata a cercare il significato della parola crisantemi e sono arrivata a conoscere una leggenda che, se vi va, ve la racconto. La leggenda di crisantemi, che poi solo in Italia rappresenta la morte, è un fiore triste, probabilmente per il fatto che fiorisce nell'autunno, a novembre, e quando c'è la giornata dei morti. Però da tutte le altre parti, io sono straniera anche dalla parte mia, in Romania, si usa, è un fiore per le feste, simboleggia la vita, la nascita, eccetera. Insomma, questa leggenda narra che in una foresta, in una casa, viveva una bambina con la sua mamma, morente, ahimè, e la bambina ha pregato tantissimo per la guarigione di sua mamma. Uno spirito talmente impietosito di tutte le preghiere della bambina le regala una margherita e le dice che tua mamma vivrà tanti anni quanti petali ha questa margherita. Cosa fa la bambina? Taglia tutti i petali in striscioline piccoline e, senza strapparle, così la mamma, secondo lei, viveva ancora di più. Talmente sorpreso lo spirito che aiuta la donna a vivere quanti petali aveva ottenuto questo nuovo fiore che è diventato crisantemo. Buon ascolto. Thank you.
all'inizio del terzo atto, che immerso nella notte di Pechino aspetta con ansia il sorgere del sole per riuscire a vincere, a conquistare l'amore di Turandot, la principessa col cuore di ghiaccio. Thank you.
coro del Va-Pensiero del Namur. E viva la musica! Thank you.
la serata così, così magnifica, direi. Bisogna scendere da questa parte, vi do due istruzioni semplicissime. Vi sanificate le mani prima di scendere dalle scale, quando arrivate in fondo, se non siete interessati alla parte aperitivo, girate subito sulla vostra sinistra e uscite nel giardino. Se no, fate i bravi, state a un metro da quello davanti a voi, aspettate, ci sono i sommelier e prendete il vostro cofanetto. Grazie. Alla salute di tutti con gli ottimi vini di Romagna, con questo grande consiglio. Allora, vediamo, vorrei fare.